Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, benvenuti ai due ospiti di questa sera, al commissario ad acta del Parco della Costa Teatina, Pino De Dominicis, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Io la chiamo ancora presidente perché il titolo non si perde, non si perde, no. E poi ad Alessandro Sonzini, architetto, docente universitario, mi permette di dire anche collaboratore saltuario di TV6? Ah, certo. Quindi, ecco, è un piacere, il piacere è nostro. Bentornato a TV6, Sonzini. Allora, l'argomento di oggi è un argomento controverso e anche per certi versi spinoso, perché parliamo della Costa Teatina, del Parco della Costa Teatina e soprattutto di questa famosa perimetrazione. Notizia di questa mattina che il sindaco di Fossacesia, ex presidente della provincia di Chieti, Di Giuseppe Antonio, ha scritto una lettera proprio a, al presidente De Dominicis. L'ha ricevuta la lettera? Sì, sì, certo. Ecco, c'è questa polemica in atto su questa perimetrazione. Ci sono alcuni sindaci di comuni importanti del parco che non sono d'accordo. Cosa risponde a Di Giuseppe Antonio? Chiede un incontro in pratica, sì, all'ex presidente della provincia di Chieti. Ma intanto vorrei chiarire che non è la prima volta che incontro i sindaci, nel senso che i sindaci li ho incontrati più di una volta, in forma singola, come dire, associata e di nuovo singola. La prima volta come presentazione, poi insieme per sentire quali erano i loro problemi, l'ultima volta ho consegnato loro delle cartografie che riguardavano i loro territori. Questo soltanto per dire, perché sento che il commissario si sia rinchiuso da solo a fare il parco, insomma non è così, io continuamente incontro associazioni di ambientalisti, associazioni di categorie, insomma agricoltori, quindi questo non è. Quindi non è chiuso nessun castello? Assolutamente no, anche se la funzione commissariale dovrebbe, ma io non intendo esercitarla perché non sono il tipo, diciamo, ecco. Però la funzione commissariale nasce dal fallimento di 14 anni di discussione su queste tematiche. In 14 anni, quindi dal 2001 ad oggi, cioè 2001 quando è stato istituito il parco, c'era l'obbligo dei comuni insieme alla regione di coordinare una proposta condivisa. Questo tra è il titolo del quotidiano, certo. Il centro di oggi, sindaci contrari al parco, certo. Vogliono il referendum. Quindi che ci siano dei sindaci che erano contrari allora e contrari oggi è normale che sia così, ci sono delle posizioni ideologiche che bisogna rispettare, però il parco è stato istituito nel 2001, non ce l'hanno fatta per vari motivi a formulare una proposta, la legge prevede l'istituto del commissario. Quindi c'è il governo che nomina una persona per far rispettare o attuare una legge. Quindi io questo... Il commissario ad acta dovrebbe fungere da notaio, dovrebbe applicare dovrebbe quella fare che una è proposta, l'ordinaria amministrazione. Dovrebbe fare una proposta il più possibile condivisa. Io tra l'altro in quest'area, poi magari avremo modo anche di parlarne, cioè condizioni di vincoli particolari, quindi questa paura del parco, non ce ne sono assolutamente. Perché in quell'area ci sono già, tra riserve regionali e SIC, quindi siti di interesse comunitario, già 8 aree, quindi quella è la prima fascia più vincolata, che adesso c'è, è quella. Quindi questa grande preoccupazione su possibili vincoli non c'è. Poi ci sono posizioni, come dire, più ideologiche di sindaci, rispettabilissime per carità, che dicono io il parco non lo voglio, perché lede la mia autonomia di gestione del territorio, scavalca il mio ruolo di sindaco, cioè, poi sono posizioni rispettabili, però non tocca a me convincerli su questo versante. Sonzini, è chiaro che l'istituzione di un parco e il trovarsi all'interno di un parco vincola, come diceva poco fa De Dominicis, vincola moltissimo i sindaci, no? Nel senso che poi sono costretti a rispettare determinate situazioni, ad avere dei limiti a quello che è il loro agire. Ecco, ma perché tutto questo tempo non si è trovata una quadra per il Parco della Costa Teatina, secondo lei? Perché evidentemente c'è qualche pregiudizio sulla validità di un parco. C'è qualcuno che ritiene che un parco sia ancora uno strumento di vincolo e non di promozione di un territorio.
Un ostacolo allo sviluppo, verrebbe da dire. Un ostacolo allo sviluppo, però bisogna capire e porsi la domanda a quale modello di sviluppo, perché se uno associa ad un'idea di sviluppo un certo tipo di urbanizzazione che si è realizzato negli ultimi 40 anni sulla costa abruzzese, allora certo lo strumento parco non consente più quel tipo di sviluppo, ma se invece pensiamo ad uno sviluppo diverso, che è quello che ci vuole per quel tipo di territorio, perché parliamo della costa teatina dove l'aspetto ambientale è prevalente. La costa teatina è nota non per i grandi alberghi né per le aggregazioni urbane, è nota per questa, per questo mix di eccellenze, di bellezze che rimandano tutte in qualche modo alla natura. Basta pensare ai trabocchi, basta pensare alle aree protette, basta pensare ai siti di interesse comunitario, basta pensare anche al modello abitativo che è distribuito su questa costa, che a parte alcuni casi discutibili, però è un modello contenuto. Quindi se uno ha in mente questo tipo di modello di sviluppo, un parco lo dovrebbe accettare, perché diventa un plusvalore, non un limite allo sviluppo. Una forte antropizzazione sarebbe un ostacolo? Allora, intanto diciamo che esiste un'antropizzazione, questa sì, è una costa antropizzata, quindi sì. Da questo punto di vista questo parco, a differenza degli altri parchi abruzzesi nazionali, è un parco atipico, anomalo, perché è un parco che insiste su un territorio già antropizzato, quindi non si pone il problema lo antropizziamo o meno, esiste già, quindi si tratta di trovare una formula che consenta la convivenza di questo stato dell'arte e uno sviluppo nella direzione di un non appesantimento dell'antropizzazione, ma della valorizzazione delle risorse naturali. De Dominicis, la perimetrazione che voi avete disegnato, che cosa comprende, che cosa esclude, cosa viene contestato soprattutto? No, guardi, io sinceramente contestazioni di merito alla perimetrazione non ne ho ricevute, cioè nessuno mi ha detto cambia questo perimetro, quindi da questo punto di vista non so, pur avendo consegnato delle cartografie nessuno mi ha, ho registrato piuttosto, come ho detto prima e ripeto ancora una volta, una opposizione ideologica al parco, ripeto, rispettabile, ma non compete a me in questo caso convincerli se il parco è il buono oppure no. Io sono convinto di sì. La proposta del referendum è una proposta che a lei piace o che... Ma non sta a lei giudicare, questo no, è poco ma sicuro. Assolutamente. Però da un punto di vista, ecco, uso un termine che lei ha usato lei poco fa, ideologico. Le piace la forma del referendum come... Ma guardi, io penso, io ho fatto l'amministratore per tanto tempo. Sì, ha fatto il presidente della provincia. Il ricorso al referendum spesso è un modo per non assumersi le responsabilità. No? Io voglio anche citare un caso importante come quello di Giuda e Gesù, no? Là la gente scelse Giuda, non scelse Gesù, quindi non è che rivolgersi, come dire, no, necessario... Barabba. Barabba, scusami. Giuda aveva un altro ruolo. Altra cosa. Ma non è che rivolgersi, come dire, si sceglie il meglio, diciamo, no? Sempre il meglio, soprattutto se tu non accompagni informazioni esatte. Esempio. Si è sparsa, come dire, un voce secondo cui l'agricoltura nelle aree del parco sarebbe impedita, vietata. Assolutamente sbagliato, falso. Io ho incontrato le associazioni degli agricoltori che hanno sollevato alcuni problemi di merito e quindi è stata una discussione vera, importante sulle questioni. Io ho suggerito loro di indicarmi nella norma le cose che io avrei dovuto scrivere. Forse un particolare tipo di agricoltura loro vedono come di ostacolo alla formazione del parco, no? Del parco, magari un'agricoltura intensiva o un'agricoltura... No, guardi, io mi dispiace, adesso ho le norme, una delle norme che è scritta proprio nelle norme di salvaguardia, là viene citata il fatto che si può continuare a esercitare il modello di agricoltura che si usa, poi si può usare quello integrato, che è quella formula che consente il controllo dei fitofarmaci, dei pesticidi, diciamo, e poi si può fare anche quello biologico, quindi è scritto in maniera chiara quello che si può fare.
Naturalmente, per quanto riguarda pesticidi e fitofarmaci, io voglio ricordare, ma lo ricordo ai telespettatori, ma gli agricoltori lo sanno, che è già in vigore da qualche mese il cosiddetto PAN, che è il Piano di Azione Nazionale, che regola a livello comunitario, che regola l'uso dei pesticidi. Quindi, diciamo, se uno volesse esagerare in questo, non lo può fare adesso, non perché verrà il parco, quindi non lo può fare ora. Quindi, se nel referendum si chiariscono queste cose, si tolgono le paure e non si va in mezzo alla gente, in questo caso gli agricoltori, a dire che, non, che l'agricoltura sarebbe impedita, che è un'assurdità, diciamo, una cosa folle. Cioè, un uliveto in mezzo a un parco, secondo lei, direttore, è un valore o una diminuzione? Cioè, no, avere... chiaramente sarebbe un valore, ma aggiunto. Mi sembra talmente evidente, quindi bisogna darle, se uno vuole fare il referendum deve dare le informazioni giuste. Diciamo. E poi, Sonsini, il referendum in Italia esiste, il referendum abrogativo, che è quello che dovrebbe abrogare una legge. Chi lo farebbe? Poi, un comune, due comuni rispetto poi, a quali quanto? Le firme ci sono, sono state raccolte, e quale sarebbe poi il quesito che si andrebbe a presentare in questo caso ai cittadini? E poi è un referendum consultivo questo? Se un referendum consultivo ha un valore diciamo sì, non come quello abrogativo. Certo, non vincolante. Tutti sappiamo che fine ha fatto il referendum sulla Grande Pescara, no? Che si è tenuto un anno fa, c'è certo stato un risultato, però il risultato elettorale c'è stato, il risultato pratico no. No, l'unico referendum, come dire, utile per queste posizioni, no, sarebbe quello di un referendum contro la legge, cioè l'abrogazione della legge, sì, che istituisce il parco. Allora sì, certo, ma chi lo fa? Il comune di Fossacesia rispetto a una legge nazionale? Secondo me, però, poi i sindaci possono fare tutto quello che credono. No, no, ma il commissario ha già risposto. Ha meno vincoli di De Dominicis nel rispondere, no? Perché però, io capisco che il commissario deve mantenere un certo aplomb e un certo distacco. Sì, però ha già risposto, nel senso che un referendum potrebbe sembrare una non scelta da parte dei sindaci. E poi, diciamo, il parco è un'entità unitaria che coinvolge un territorio di 9 comuni. Come dovrebbe funzionare rispetto a questa unità? I 9 comuni dovrebbero associarsi e in contemporanea promuovere 9 referendum. Non so, mi sembra un modo di procedere un po' bizzarro. Invece vedrei di buon occhio una controproposta, vista la disponibilità del commissario, perché il commissario ha già detto che non era tenuto a fare queste consultazioni, però dal momento che si è reso disponibile c'è un elaborato grafico, ci sono delle norme scritte e abbozzate, rispetto a questo punto di partenza si apre un ragionamento. Abbiamo accennato prima alla Costa dei Trabocchi, questo certo, giusto per parlare dei territori, poi vedremo i talenti quali potrebbero essere. Il porto di Ortona? Il porto di Ortona ha già detto il commissario che rimane fuori dalla zonizzazione del parco, quindi, così come il porto di Vasto, così come il porto di Vasto, assolutamente. E queste strutture vanno, i porti. Allora io chiedo a Sonsini, non al commissario, ha senso di parlare di parco di Costa Teatina, faccio questa domanda, tenendo fuori il porto più importante che è quello di Ortona e poi tenendo fuori anche il porto di Vasto? Allora, anche quella è Costa Teatina, perché non dovrebbero rientrare nel parco? Perché una infrastruttura portuale svolge un tipo di attività che poco si confà, che interferisce poco con l'organizzazione di un territorio a parco nazionale. Cioè alcune attività che rimangono al margine del perimetro e svolgono questa funzione legata alla mobilità, all'attività peschereccia, perché dovrebbero stare dentro un parco? In questo senso anche le attività produttive allora dovrebbero stare. Certo, infatti, per esempio la zona industriale di Vasto presumo che stia fuori. Così come quella di Ortona presumo che stia fuori da questo perimetro. Quello delle attività produttive è un altro dei punti che di Giuseppe Antonio ha toccato, nella lettera che ha scritto a lei, commissario.
No, in realtà non credo, a meno che non ne abbia scritto un'altra oggi, però insomma, quello non poneva questo problema. Qualcuno ha posto questo problema, l'Unione Industriale di Chieti ha posto questo problema, dei porti e dell'area industriale della Val di Sangro, che è completamente fuori da, questo, da questa idea, diciamo, da questo perimetro, no? Sta molto più su, così come i porti sono fuori, così come le aree industriali artigianali di Oltrone e di Vasto sono fuori. Quindi diciamo, dentro ci sono 8 aree già vincolate e ci sono delle aree, c'è da dire che questo, che nel corso dei 14 anni alcune proposte sono venute fuori, non coordinate, ma alcune proposte sono venute fuori, alcune fatte dai sindaci che erano cosiddette come un palmo della mano, no? Il Ministero le bocciò, disse il parco deve avere una continuità, una omogeneità nel territorio, non può essere, come dire, ricavato o cesellato in un territorio, e fu scartata. La Regione Abruzzo nel 2007 fece, pur di non fare il parco, fece una proposta di legge per quanto riguarda il coordinamento di tutte e 8 le aree, diciamo, SIC e riserve regionali. Il Ministero disse, vabbè, questa è un'altra cosa, fate il parco come si fa, cioè voglio dire con questi criteri, con alcuni criteri che vengono fissati, l'omogeneità del territorio, per esempio è uno di questi, la contiguità, c'era in una proposta una stradina che collegava diverse zone, il Ministero la boccia, dice no, non potete fare una stricetta per collegare le zone, ci vuole un'area che collega. Qual è la novità che io ho cercato di introdurre in questa, questo criterio del parco? L'introduzione di aree agricole, ma perché ritengo che sia il vero grande tesoro e valore aggiunto di quel parco. L'idea che lì si possa, cioè a parte l'olio e il vino, gli ortaggi, che, insomma, ma se uno già pensa a quella varietà ricercata di... Ecco, questa è la cartina che stiamo vedendo in questo momento... Dovrebbe raffigurare la perimetrazione. No, questa no. Forse si riferisce alle precedenti zone, diciamo, quelle che dicevo io, quelle indicate, sì. Come vede, tutto ricavato, tutto rinfrastagliato, sono le primissime, quelle dell'86. Ecco, quella che siamo alla preistoria lì. Quello che io propongo è il riempimento, diciamo, di alcune aree, diciamo, del parco. Ma che sono il vero valore aggiunto? Ricondurre l'area parco a una stricetta lungo la costa come vorrebbero? Ecco, l'abbiamo rimessa. Non avrebbe senso. Bravo. È vero che che si chiama Parco della Costa Teatina. Sì, ma insomma, sì, però anche perché dobbiamo anche dare un senso più allargato. Voglio anche precisare una cosa, cioè le norme di salvaguardia che accompagneranno il mio lavoro prevedono, come legge, diciamo, come 394, 3 macro aree all'interno del perimetro, che io sto ridisegnando, ecco perché oggi non ho potuto portare le carte. Una è riferita praticamente all'insieme di aree, quelle che dicevo prima, aree SIC, riserve regionali, fossi e fiumi, che sono cose, l'area più vincolata è questa, quindi lì non siamo in presenza né di una grande antropizzazione, né di case, né di costruzione, né di zone di espansione, nulla. Adesso è così e rimane così. Poi tutta un'area, diciamo, chiamiamola verde, che comprende l'agricoltura, quindi la parte più lontana dalla costa, che deve essere scissa in 2 aree, no? In 2 macro zone, no? Una che riguarda l'agricoltura, i terreni, e l'altro che si avvicina più alla costa, più l'area più urbanizzata, che deve essere più flessibile, quindi le norme possono essere calibrate per le esigenze che ci sono. La paura o insomma, che i balneatori non possono più esercitare, sono venuti a parlare con me i gestori di campeggi, con i quali abbiamo trovato una soluzione. Ma com'è possibile pensare che in un parco non possa ospitare dei campeggi? Naturalmente, come diceva l'architetto, se uno pensa di costruire lungo la costa, no, centri benessere, macrostrutture, mostri di cemento, sicuramente non potrà farlo, perché questo è un parco, deve essere un parco, e nel parco, cioè... Ed è questo che non piace forse a qualcuno. Possiamo ripartire proprio da questa sua considerazione subito dopo
la pubblicità, e poi vorrei chiedere anche che differenza c'è per esempio tra Parco della Costa Teatina e un'area marina protetta, che quali differenziazioni anche dal punto di vista della pesca potrebbero esserci. Linea alla regia. Ecco, ci eravamo lasciati prima della pubblicità sul fatto che ovviamente all'interno di un parco, stava dicendo il commissario De Dominicis, non è che poi sui campeggi non c'è nulla da dire, non ci sono problemi. Certo, poi uno non può pensare di costruire un hotel a 5 stelle di un certo tipo all'interno del parco, e questo un po', Sonsini, vincolerebbe forse la cosa. Non è un problema di numero di stelle. No, no, anche problema, 2 stelle. Certo, cioè, io parlavo di struttura, sì, grosse strutture. È un problema di tipologia costruttiva, quindi di scegliere il modello edilizio adatto. È chiaro che se uno pensa ad un albergo che rimanda ad una modalità intensiva di offrire ricettività, non è quello il posto. Ci sono altre situazioni dove è possibile fare questo. Quella è una costa che dal punto di vista ambientale ha una sua fragilità, che va rispettata. Quindi credo che il parco dovrebbe consentire la trasformazione di alcuni siti per realizzare delle strutture che non rimandano a un tipo di modello intensivo, ma che rimandano per esempio ad una modalità costruttiva rimovibile, trasformabile. Facciamo l'esempio degli stabilimenti balneari. Ormai da decenni sta prendendo sempre più piede questa modalità di costruire gli stabilimenti in cemento armato, con delle grandi vetrate, cioè con una tecnica costruttiva permanente. Allora, questa operazione, questa modalità, su un'area peraltro del demanio, assolutamente dovrebbe essere impedita, in generale, soprattutto in un'area fragile come quella. Nemmeno utilizzando materiali tipo il legno o il vetro, che sono materiali naturali, allora, e che possono sposarsi bene con il territorio e con l'ambiente? Allora, la scelta del materiale sicuramente è una scelta importante, però è la permanenza il concetto sul quale mi piacerebbe fare un ragionamento. In quelle aree i manufatti dovrebbero avere una loro provvisorietà, nel senso che diciamo, ad una distanza così ravvicinata dal mare, queste strutture ricettive, ovviamente non mi riferisco tanto agli alberghi quanto agli stabilimenti balneari, dovrebbero essere concepiti e realizzati in modo che alla fine della stagione possano essere rimossi. Sembra un'idea complessa da realizzare. In realtà, nel fare uno studio su questa via verde di cui mi sto interessando, ho scoperto che a Francavilla al Mare c'è un balneatore di fronte alla stazione che tutti gli anni si monta e si smonta il suo stabilimento. Io sono rimasto veramente esterrefatto di fronte a questa cosa. La cosa potrebbe diventare abbastanza complicata nel momento in cui il balneatore dovesse pensare un po' in grande e concepire un tipo di stabilimento balneare un po' più complesso rispetto a quello che può essere montato all'inizio e alla fine della stagione. No, ma quello che diceva l'architetto, che io condivido, deve essere riferito al modello che noi vogliamo costruire. Se noi vogliamo riproporre, non me ne voglia né Francavilla né Montesilvano, diciamo, no? Se noi vogliamo riproporre quel modello e pensiamo di attrarre turismo, parlando in questo caso di turismo, col parco c'entra poco. No, ma non solo col parco, la gente sceglierebbe l'originale, si ferma a Riccione, a Rimini, si ferma a Montesilvano, non va a San Vito, non va a Rocca San Giovanni, sceglie di andare lì perché trova quella natura, quel posto. Quindi noi dobbiamo valorizzare quello, quindi è proprio, mi rifaccio a quello che diceva, è il modello che deve cambiare. Ormai la gente si sposta per la qualità di quello che trova, del territorio che trova. Le faccio un esempio, potrebbe sembrare banale, ma che secondo me forse non lo è, posso anche sbagliarmi. C'è il parco Gran Sasso Monti della Laga, parco con uno scenario bellissimo, con una natura stupenda, con dei fondali pazzeschi.
però non ci va nessuno, soprattutto d'estate. Presidente e direttore del parco si sono lamentati perché non ci sono visite durante l'estate. La mancanza di strutture, la mancanza di attrattive, eccetera, creano problemi a chi magari pensa ad una vacanza in un certo modo. Potrebbe essere questo un ostacolo per il parco? No, che queste, adesso io non conosco questo tipo di sollecitazione, questo tipo di rilievo che hanno fatto non so, i responsabili del parco. Io invito tutti i cittadini a leggersi il rapporto di Union Camere 2014, novembre 2014, per vedere quali sono i risultati di una comparazione tra le aree parco, le aree verdi e le aree normali. C'è una crescita del PIL considerevole, c'è un ritorno degli abitanti nei paesi e nei vecchi borghi, c'è una crescita di imprenditorialità giovanile e soprattutto una crescita di imprenditorialità femminile in questi parchi, in queste zone. Naturalmente poi dipende anche dalle politiche che uno riesce a mettere in piedi e quindi di per sé c'è anche questo da dire. In questo studio c'è una notevole differenza tra i risultati di crescita delle aree del nord, dei parchi del nord rispetto ai parchi del sud. Voglio anche dire che le norme e il piano di sviluppo del parco, che sarà la fase successiva affidata a chi gestirà il parco, quindi una volta che io finisco il mio compito consegno questo materiale, poi i sindaci avranno modo di contestarlo, farlo modificare, non lo so, ma una volta approvato questo, eventualmente questa mia perimetrazione, poi verrà istituito il parco, che è fatto di organismi, presidente, direttore e un comitato direttivo, nel quale comitato direttivo la modifica da 394, che ha ridotto da 12 a 8, accogliendo anche alcune critiche che facevano questi sindaci, nel senso che erano critiche di carattere generale, insomma, quattro dei componenti del consiglio di amministrazione sono loro, sono amministratori, quindi il piano di sviluppo, le norme delle quali abbiamo parlato, sui balneatori, sugli agricoltori, sono loro che dovranno farle, quindi non perdono autonomia da questo punto di vista. Il problema è il vero modello al quale ci si ispira. Tra l'altro è anche un po' contraddittorio, perché i modelli ai quali si ispirano, per esempio il sindaco di Rocca San Giovanni, che mi ha spiegato come il suo territorio lui lo tiene tutelato con le sue bandiere blu, così come i siti di La Lecceta di Torino di Sangro, l'orgoglio del sindaco di Torino di Sangro, eccetera. Voglio dire, sta in quel verso. Pensare tra l'altro di poter continuare a gestire e trovare economia da piccole riserve, piccoli siti, piccoli siti, cioè ormai non c'è più un discorso strategico. Allora, io mi sarei aspettato che per esempio l'aiuto, diciamo, a questo mio lavoro venisse dal fatto che si scrivessero per esempio delle indicazioni rispetto alle quali nei siti o nei nascenti parchi per esempio ci fosse nel PSR regionale, no? Piano per l'agricoltura nazionale, degli aiuti specifici a chi organizza all'interno dei parchi delle politiche, delle sviluppo. Questi sono segnali che andrebbero colti, andrebbero scritti insieme, no, per lo sviluppo. Poi diciamo, io il mio compito è questo, tra l'altro il mio mandato scade i primi di agosto, quindi dovrò necessariamente portarlo a termine e riconsegnare il lavoro. Altra domanda che mi viene in mente, perché Sonsini, a me vengono in mente le domande mentre si parla, quindi certo. Può darsi pure che sia una domanda sciocca, però l'altro pericolo, l'altro rischio che forse magari qualcuno può pensare, non è che un tipo di struttura di parco come questo corre il rischio di diventare il parco dei Trabocchi, poi della Costa dei Trabocchi, e quindi destinato ad un tipo di turismo pendolare piuttosto che a un tipo di turismo stanziale? Allora, intanto questo è un territorio che offre tanto di più rispetto ai soli Trabocchi, è un territorio che ha una gastronomia riconosciuta, è un territorio che ha delle bellezze naturalistico-ambientali che sono le sei aree protette di cui abbiamo parlato, è un territorio che ha delle aree, dei manufatti architettonici di pregio, penso a San Giovanni in Venere, è un territorio che ha tantissime cose. Tra l'altro questa dismissione della ferrovia ha lasciato adesso dei manufatti ferroviari ottocenteschi che sono un elemento di grande attrazione, quindi ridurre
Questo ragionamento sul Parco della Costa dei Trabocchi, ai soli Trabocchi, mi sembra veramente riduttivo. Esiste una serie di attività, per esempio penso alla piccola pesca, che non hanno niente a che fare con i Trabocchi, dove circa 200-150 barche svolgono un'attività, ma fanno anche pescaturismo. Quindi voglio dire, l'offerta che questo territorio può garantire a dei potenziali turisti è veramente molto ampia. Assolutamente questo nome non deve trarre in inganno. La mia domanda nasceva dal fatto che magari un tipo di turista particolare, no, che vada oltre dal venire a cenare sui Trabocchi, che è un'esperienza unica, faccio, non è pubblicità, oppure dice va bene stasera vado a cena all'angolino di Filippo, no, in queste zone qua, e però poi cerca anche altro, nel senso che cerca la comodità, cerca il riposo in un certo, in una certa struttura, eccetera, in quel caso sarebbe penalizzato. Ecco perché potrebbe ridursi al pendolarismo, cioè al fatto di toccata e fuga. Allora, sarebbe penalizzato perché? Perché rischierebbe di non trovare la struttura che c'è. Una ricettività adeguata. Non credo perché intanto, come ha già detto il commissario, il parco individua una gamma di zone, cioè la zonizzazione non è parco sì, parco no. All'interno di un perimetro del parco ci sono zone dove è possibile costruire. Certo. E quindi in quelle zone evidentemente sarà possibile costruire delle strutture ricettive, anche di tipo tradizionale, cioè in cemento armato, che possono garantire tutti i comfort che oggi un turista può desiderare. Però io non sottolineerei un fatto, c'è turista e turista. Oggi i turisti non sono tutti quanti uguali. Il turista che si avvicina... infatti la mia domanda nasceva da questo. Il turista che si avvicina a questo tipo di territorio non è proprio il turista che ricerca l'albergo a 5 stelle con la spa, con la sauna, non è quel tipo di turista, è un turista che ha una predisposizione per la natura e quindi è disposto anche a fare dei piccoli sacrifici perché rientrano nella logica dell'esperienza, perché chi viene qua vuole fare un'esperienza, dal mio punto di vista. Faccio una battuta, sì. Me lo consentirete. Il turista che va alle Maldive, per esempio, è un turista che cerca il comfort e anche il contatto con la natura, e non è la stessa cosa del turista che va a Miami, ecco. Allora, io credo che il turista delle Maldive non verrebbe mai sul... Però alle Maldive trova anche la struttura, insomma. Sì, però non verrebbe mai perché ha un tipo di aspettative. Non lo so. Io credo che parlo del nostro perché parliamo da abruzzesi, è un turista naturista, nel senso che è un turista particolarmente attento ad una natura che non è stravolta né eccessivamente come posso dire, manipolata da farla diventare finta, perché poi c'è anche questo da dire, che questi siti tropicali poi sono al limite della autenticità. E invece questo è un territorio autentico. Sicuramente ancora. È un territorio autentico. Le piste ciclopedonali che sono da completare. Da realizzare. Tant'è che è prevista anche su sollecitazione. Piccoli tratti ce ne sarebbero, piccolissimi, che ai confini del parco, mi sembra. No, io parlo della pista verde, diciamo, che da Ortona arriva fino a San Salvo. È la provincia di Chieti, con la quale tra l'altro ho stipulato proprio oggi un accordo di collaborazione. Risolti alcuni problemi di carattere tecnico per quanto riguarda imprese geologiche, adesso non so bene, ma nel giro di 2 mesi danno in appalto la realizzazione di quella pista, quindi è un altro fatto molto importante. Quello potrebbe essere un qualcosa in più. Assolutamente, no? L'importante però è che diamo il giusto nome alle cose, perché io ho sentito la pista più grande d'Europa, stiamo parlando di una bellissima pista, ma di una pista di una costa di 40 km, 48 km, insomma. Certo. Se noi andiamo nel nord, dove il ciclo turismo
ha creato un'economia favolosa, e quindi io mi auguro che questo possa essere. So anche che la regione, insomma, su questo versante vuole investire, sta investendo, e ci sono piste che sono, insomma, chilometri e chilometri. Basta andare in Trentino. Trentino, insomma, poi andiamo al nord Europa, in Europa. Cioè, vorrei ritornare un attimo sulla questione dell'accoglienza. Perché anche questa è una domanda ricorrente, diciamo. Come diceva l'architetto, in certe aree si può continuare a costruire, ma pensiamo, che ne so, a Pescassero, che è tutto dentro il parco, ma che cioè, l'attività imprenditoriale di ricezione è impedita? Assolutamente no. Naturalmente in quel caso, in quell'ambito, in quel contesto, si costruisce in un certo modo, si riveste in pietra. Cioè, voglio dire, queste sono le condizioni che può in certe aree mettere un parco. Per quanto riguarda, adesso come dire, esuliamo da quelle che stiamo facendo un discorso un po' più ampio, da quelle che sono le mie competenze, no? Ma se pensiamo che noi possiamo continuare a consumare suolo, lasciandoci alle spalle centinaia e centinaia e centinaia di metri cubi vuoti, questa è una follia. Perché poi non possiamo piangere quando il territorio si vendica su di noi, no? Ma questa è una follia a prescindere. A prescindere. Non solo riferita al parco, ma a prescindere. Per cui se si attrezzano politiche di accoglienza, il posto per far dormire il turista che sceglie quella costa si trovano. Io faccio un esempio non banale, ma significativo, perché la regione ha fatto anche una legge sull'albergo diffuso. Santo Stefano ha 70 abitanti, ha 300 posti letto e sono sempre pieni, recuperando quella struttura medievale. Quindi non è vero che bisogna fare l'albergo, no, il mostro. Ma io so a cosa mi riferivo, non mi riferivo alle strutture ricettive intese in quei colossi enormi. Mm. Con le nuove forme di costruzione che prevedono appunto legno e vetro, per esempio, si possono fare e realizzare delle strutture che non sono alte ma sono basse e che magari hanno tutti i comfort di una struttura. Ecco, magari pensare a una cosa del genere potrebbe essere, trattando ovviamente materiali assolutamente naturali. Assolutamente, ma io adesso, diciamo, stiamo facendo una discussione più ampia, accademia, sì. Quindi non parlo come commissario perché questa cosa non mi compete. Ma prima di fare questo, io penserei, sindaco di un comune, faccio un esempio, cioè che possa essere Rocca San Giovanni o come San Vito, mi preoccuperei prima di verificare se tutte le stanze o tutte le case del mio comune, del mio centro storico, siano abitate oppure no. Allora il recupero di quei luoghi consente al centro di rivivere con nuove esperienze, nuove persone che arrivano dall'altra parte dell'Italia. Quindi quella è una politica, no? Pensare di confinare su una struttura di legno bella tipo Maldive alla costa, cosa impensabile, diciamo, da noi, è una politica, secondo me, miope da questo punto di vista, anche perché sceglierebbero altri posti. Uno è... La pesca sarebbe condizionata? No, ecco perché prima facevo questo parallelo con le aree marine protette. No, perché riguarda il parco della Costa Teatina, si ferma, come dire, a riva, quindi per quanto riguarda la pesca, quello che fanno... Quello che si fa in mare poi è tutto un altro discorso. Tra l'altro mi poneva un problema, così non so nemmeno, ma in termini così... I trabocchi. Se i trabocchi stanno dentro o fuori, perché teoricamente... perché se si ferma sulla costa, i trabocchi che sono una sorta di palafitta, no? Certo. E quindi come... Credo che sia il piano demaniale, però, in questo caso, a regolare le trasformazioni e gli utilizzi dei trabocchi. Io invece volevo ritornare su questo discorso della Via Verde e della pista ciclopedonale, sì, perché credo che se ne parli molto poco di questa pista ciclopedonale, e invece credo che sia una grandissima opportunità, perché intanto va nella direzione di quel tipo di sviluppo che questo parco si auspica, e poi perché non vorrei che fosse banalizzata questa pista, perché intanto è vero che sono 40 chilometri da Francavilla a San Salvo, parliamo della Via Verde, ma questa Via Verde è parte integrante di una pista che è la Bike to Coast, che va da Martinsicuro a San Salvo, la quale a sua volta è parte integrante della ciclovia adriatica che va da Venezia a Lecce. Questo sa che significa? Che il nostro completamento e il completamento, nostro parlo regionale, e il completamento delle altre regioni adriatiche ci consentirebbe di entrare in una rete europea di straordinaria importanza, perché oggi il cicloturismo sta attraversando un momento di grandissima esplosione,
e sta dimostrando di avere le carte in regola per creare veramente economia. Allora, più che pensare a costruire nuovi posti letto, dopo aver verificato come utilizzare meglio quelli che abbiamo, concentriamoci su questo discorso della pista ciclopedonale, perché secondo me diventa un vettore straordinario. Bene, siamo in chiusura. De Dominicis convocherà i sindaci come hanno chiesto? Assolutamente sì, io sono così come abbiamo un incontro a Vasto sabato prossimo, abbiamo un incontro il 17 a Chieti, abbiamo un incontro con la Copagri il 27, cioè io vado dappertutto, l'importante è che concluda il lavoro, diciamo. Ecco, quindi questo, da questo punto di vista. Lei deve dare una risposta definitiva entro il primo di agosto. Se trovo delle proposte accoglibili, assolutamente a disposizione, così come ho fatto con le associazioni degli agricoltori. Se poi trovo le posizioni ideologiche, le rispetto moltissimo, ma va avanti per la sua assolutamente. Strada. Grazie a Pino De Dominicis, commissario ad acta del Parco della Costa Teatina, e grazie a Alessandro Sonsini. Grazie a voi. Per essere tornato qui a TV6, ma noi ovviamente lo aspettiamo per scoprire poi quelli che sono i talenti, i territori e tutto il resto. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.